Questo programma è realizzato in collaborazione con Pianigiani Rottami, Autofficina Simoncini, Siena Bureau, Cancelli Office e Concept Store, Vivaio Cerretani, Marzocchi Elettronica. Nuova autocarrozzeria Bandinelli. Ottica Nova. Calcio Più, il settimanale sportivo della Toscana. The Lab, work in progress. Ristorante Casa Tua. ETS Tech. Una buona giornata a tutti, di nuovo la buona giornata per chi si è appena svegliato e invece la buona giornata a chi questa mattina, come ieri del resto, si è alzato all'alba per essere presente in Piazza del Campo. Due le giornate dedicate alle prove di addestramento, a queste prove regolamentate che ormai da circa 20 anni abbiamo rispetto a quello che era il passato, che io ricordo benissimo, ahimè, in cui le prove invece erano proibite, segrete, però lo sapevano tutti che venivano fatte. Poi negli anni 90 fu per forza di cose messa una regola, perché era un po' diventato problematico, soprattutto pericoloso. Questa mattina i cavalli più giovani e poi la riunione con l'uscita della lista dei cavalli, che intanto vediamo anche inquadrata. Sono ben 35 quelli che arrivano nel cortile del Podestà domani mattina tra le 6.30 e le 7.30, questo è l'orario in cui i 35 cavalli qui da Piazza del Mercato saliranno verso il cortile del Podestà, perché questi 35 cavalli faranno le varie batterie che verranno poi rese note più tardi, batterie dalle quali dovranno scegliere poi i capitani 10 cavalli. Ma andiamo a presentare intanto tutti gli ospiti, cominciamo con Paolo Neri. Professor Neri, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Bentornato sotto il tartarugone qui a Siena TV. Grazie, grazie. Tante le notizie di cui parleremo stamani, sarà una puntata ricca di approfondimenti. Abbiamo un nuovo ospite che avremo tutti i giorni più o meno. Se trovo posto. Buongiorno a Fernando Giannelli. Nando, che è un avvocato nella vita, è stato mangino del drago, anche vittorioso se non sbaglio. No, uno dei pochissimi a non essere vittorioso insieme a Paolo Saracini e pochi altri privilegiati del drago. Che tutti vincono e voi non avete vinto. Sì, sì, sì. Ma è un grandissimo, come me, come Paolo Neri, appassionato di cavalli, e quindi sì, ci siamo scambiati tutta una serie di informazioni, idee, osservazioni, e vogliamo condividerle anche con voi a casa per capire come poter scegliere poi un cavallo d'appaglio. Cosa osservare per capire se è buono o non è buono? Che questa veramente è una cosa molto difficile. Poi parleremo di ricerca, abbiamo Daniela Diamanti, ricercatrice dell'azienda senese DS Diagnostica, buongiorno, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a tutti, grazie. Poi abbiamo due medici veterinari, abbiamo Alvise Pasinato che arriva direttamente da Newmarket, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Si sta meglio qua o Newmarket? Cioè è una domanda scontata. Scontatissima. A Newmarket si sta molto meglio. Molto meglio a Siena, sicuramente, che a Newmarket. È una importantissima clinica e quindi ci racconterà
di una ricerca che state facendo proprio con questa azienda senese, ma poi ci racconterà di quello che succede nella città dell'Ippica, che è Newmarket. In confronto invece Paolo Rizzi, che è un medico veterinario che ha degli incarichi. Buongiorno a tutti. Bentornato, che ha degli incarichi anche per il MASAF, quindi il ministero che si occupa dell'Ippica, e ci dirà tutte le novità di questa riforma dell'Ippica. La riforma sul gioco non si farà, a quanto ho capito, ma intanto ci sono molti passi avanti e un grande impegno da parte del sottosegretario per cercare di risolvere quelli che sono gli annosi problemi dell'Ippica italiana. Allora, andiamo subito a vedere come sono state le prove di notte. Alvise Pasinato c'era stamattina a vederle. Eravamo in piazza, sono state molto interessanti sicuramente. Si è visto un bel lotto di cavalli che verranno avanti negli anni. E c'è un pool di cavalli giovani che sicuramente riempiranno, si spera, gli occhi gli anni futuri. Quindi si può sperare in bene per il futuro del Palio, sicuramente. Dottore, da dove hai guardato la... Si era nei palchi subito dopo il casato. Quindi è importante vedere lì che qual è la prospettiva, perché ogni punto della piazza ti offre una prospettiva diversa per osservare proprio i cavalli più giovani, capire se riescono ad adattarsi bene a un percorso così particolare oppure basta un punto qualsiasi. Secondo me no, secondo me è molto importante la posizione in cui li si osserva e la maniera in cui si adattano, soprattutto i cavalli giovani. Stamane era molto importante vederli per la prima volta in piazza, ed essendo una posizione privilegiata perché ti permette di osservare sia come impostano e escono da San Martino e soprattutto come impostano e poi escono dal casato, che è un'altra curva molto importante. Difficile sicuramente. Che cosa, come sono sembrati i cavalli? Ho avuto un'ottima impressione, soprattutto ci sono dei cavalli giovani dalla loro prima esperienza che hanno subito dimostrato una buona adattabilità a questo giochino e una ottima adattabilità alla pista, quindi si può solo sperare veramente in bene per il futuro. Nando Giannelli, l'hai guardato un po' anche tu ieri e oggi? Stamani no, li ho guardati ieri, però non dal vivo, li ho guardati in televisione, ho avuto un po' di problemi perché non sono riuscito molto bene a seguire le mie fissazioni, che sono quelle del movimento, perché questo è un consiglio che do alla regia, secondo me è meglio seguire un cavallo almeno per un giro, piuttosto che cambiare continuamente da un cavallo all'altro, perché se si cambia continuamente da un cavallo all'altro si perde il filo e non si capisce come si sta muovendo. Quindi ho avuto un po' di difficoltà, però insomma mi sono divertito. Allora, ritorniamo alla lista, perché sicuramente chi è a casa vuole sapere qualcosa in più. Ce l'avete voi la lista? Dei cavalli non ce l'avete, però sicuramente Filippo me le stampa, 2 o 3 copie della lista. Allora, abbiamo cavalli che hanno già corso il Palio e che hanno vinto. Ci abbiamo Remorex, che i pali ne ha vinti ben 2 scosso. Poi abbiamo Tabacco, che di pali ne ha corsi diversi, devo dire. Poi abbiamo Tornada, di pali ne ha corso 1 solo. Ungaros, che hanno già cavalli tutti questi che hanno corso, Verano, Viso d'Angelo, Vizzichesu, Volpino e Zenis. Abbiamo anche alcune schede dei cavalli, se non sbaglio, e potremmo magari ricordare chi sono alcuni di questi cavalli, e direi di cominciare dai cavalli, quelli più importanti. Abbiamo anche, ce l'abbiamo le schede, ragazzi? Allora, bene. Allora, vediamo Remorex, che è il cavallo, l'unico cavallo vincitore, no? Non sbaglio, vero? Bocciati tutti e 5, ragazzi, è l'unico vincitore di Palio, sì, mi sembra, in questa lista, no? Non sapete, vi boccio, No, assolutamente. Allora, vediamo un po' Remorex, e poi vorrei vedere Tabacco. Allora, vorrei vedere Tabacco. Tabacco ci dovrebbe essere.
Va bene, allora intanto vi dico quelli che sono i cavalli, più però dovranno prenderli alcuni nuovi. In base a questa lista, Alvise, secondo te avranno difficoltà i capitani a fare una scelta, a creare un lotto di 10? Non penso, sinceramente si è visto e sono tutti compresi nella lista cavalli che hanno dimostrato una grossissima adattabilità e alla fine dei conti tanti che possono avere un'ottima chance il giorno del palio stesso, quindi... Ma secondo, anche se si dovesse... secondo voi, ora lo chiedo a Paolo, magari però che non avete seguito molto la provincia, però lo chiedo un po' a tutti, secondo voi c'è un cavallo che poi dimostrerà di essere un supereroe volante come Remorex, che non era stato mai preso in considerazione, no? Negli anni, che poi fu scelto per forza di cose per lo straordinario di ottobre e poi ha dimostrato di essere un cavallo proprio da giostra, no? Secondo voi c'è un talento nascosto o no? Non saprei, perché non seguo queste cose, anche perché poi per esperienza, casomai dico che le province va tutto bene, ma il cavallo del palio si vede nel palio. E i giudizi sono storici e vanno basati su due eventi all'anno. Quindi tutto quello che si vede, sì, va bene, ma... Si sa che un cavallo può cambiare non solo da un anno a un altro, ma da un mese a un altro, da un giorno a un altro, per cui queste valutazioni sono storiche. E quindi poi ogni palio ha una storia a sé stante. Certo. E quindi certo. Le variabili sono tali e tante che non si possono concentrare su così, su modelli. No, ma lo facciamo per giocare un po' di, ma al fantapaglio. Io sono, rispetto a quelli che ho visto a tempi andati, di cavalli che toccavano una volta, oggi tutti e 10 cavalli ce l'hanno la possibilità di vincere il palio. Tutti. Una volta non era così, e c'era qualcuno, poi potevi anche nemmeno correre, perché ce n'era 2 o 3, il resto erano lì a fare il gioco. Oggi non è più così. Nando? Anche io non seguo le corse in provincia, quindi non ho i dati per dirlo. Tra l'altro, siamo fortunatissimi, perché non diverto. Vi diremo assolutamente qual è la nostra idea, perché poi non sarebbe neanche giusto darla, no? No, la però io mi posso sbilanciare magari dopo qualche prova, perché dopo mi diverto, qualche prova, certo, perché mi diverto a vedere come si muovono, senz'altro, e quindi magari ci metterò durante la faccia su, ma durante in questo le prove, modo durante... Premetto che non ci indovino mai, comunque insomma lo farò durante volentieri. Durante le prove lo faremo, ecco, oggi veramente non saprei cosa dire. Non vi chiedo niente, però ci sarà un talento nascosto? Secondo te? Lo si spera. Rizzi? Beh, la particolarità è che in questo lotto di cavalli ci sono molti cavalli con diverse caratteristiche, quindi i capitani saranno in grado di scegliere quello che preferiscono e avranno una grande possibilità di scelta. Non sono scelte obbligate queste. Pubblicità, torniamo e ci guardiamo un vecchio palio bellissimo dove ci sono 2 cavalli scossi che si contendono la vittoria, e grazie alle immagini, che sono un po' vecchie però, cominceremo a analizzare cosa dobbiamo guardare di questi cavalli per farci la nostra lista sui barberi del palio. Nella lista dei cavalli ho dimenticato Anda e Bola, quindi ringrazio Massimiliano, ciao, che mi ha mandato un messaggio, non ci ha messo Anda e Bola. Chissà come mai mi era sfuggito, forse penso che non verrà Anda e Bola è un altro cavallo che ha corso 2 volte, se non sbaglio, in piazza. Allora, andiamo a vedere come si guardano questi cavalli, e abbiamo ripescato un vecchio palio, no? Allora, io prima di vedere il palio, Viola, se me lo permetti, farei proprio una premessa molto rapida per capire bene a cosa ci stiamo riferendo, perché quando guardiamo i cavalli tutti siamo, diciamo, abituati ai soliti ragionamenti abbastanza semplici e anche assolutamente giusti: la falcata non troppo lunga, il cavallo abile nell'allungare e nell'accorciare, ma c'è un aspetto tecnico che diciamo, la piazza non rispetto alla quale la piazza non lascia alternative, cioè il bravo cavallo del palio deve comportarsi solo e soltanto in un certo modo per fare una buona prestazione in piazza e anche non solo vincere, ma anche non farsi male, girare bene, cioè avere un buon comportamento in piazza. E mi sto riferendo al galoppo e alla meccanica del galoppo. La meccanica del galoppo è particolare perché è un'andatura in 3 tempi, quindi è un'andatura virtualmente asimmetrica.
Cosa vuol dire? Che le gambe sono 4, i tempi sono 3, quindi evidentemente gli arti hanno dei ruoli distinti tra di loro. Perché è asimmetrica? In realtà non lo è del tutto, perché i modi di galoppare del cavallo in realtà sono due, cioè uno a destra e uno a sinistra. Alternando i due modi di galoppare, il cavallo recupera la simmetria. La simmetria per il cavallo è un aspetto molto importante. Te che hai fatto scuola di equitazione ricorderai che al trotto, che è invece un'andatura simmetrica con due diagonali perfetti, l'istruttore ti dice a un certo punto, quando stai trottando da molto tempo, ti dice cambia la diagonale, perché noi se non cambiamo la diagonale noi ci sediamo sempre sulla schiena sulla stessa diagonale, il cavallo non lo gradisce, tant'è che se noi siamo testoni e non la cambiamo, la cambierà lui, farà un doppio passo e ci metterà sull'altra diagonale. Quindi il cavallo ha molto bisogno di equilibrare il suo sforzo. In piazza del campo, e qui arrivano i grossi problemi, in piazza del campo questo è non è impossibile, ma è molto difficile. Tra l'altro, quando trotti, ti siedi sul diagonale, cambi diagonale a seconda se sei a destra o a sinistra, ti accorgi anche se c'è un problema, no? Se ce n'è, quasi sempre ne ha uno preferito, poi. Però ecco, buona norma è distribuire lo sforzo. Quindi in piazza del campo questo com'è possibile? È molto difficile. Spesso sento dire, piazza del campo si gira a destra e quindi è importante che il cavallo galoppi bene a destra, e questo non è vero. Questo è, diciamo, il cuore un po' del mio intervento di oggi, perché io sono un appassionato e dilettante addestratore, quindi sono molto attento a questo tipo di movimento, a questi tipi di movimento che nell'ippica sono importanti, ma meno, perché in un ippodromo, diciamo, il cavallo è più libero di scegliere. Perché soprattutto in un grande ippodromo, un ippodromo di qualità dove le curve sono molto dolci, il cavallo può fare un po' più come vuole. In piazza non può fare come vuole, deve fare in un certo modo. E lo scopriamo subito dopo la pubblicità, grazie anche a delle immagini. Bene, allora ci siamo e ritorniamo su questo argomento. Allora Nando, facci un po' questa lezione, spiegaci cosa dobbiamo guardare, poi magari i veterinari... Allora, ci diranno se sono d'accordo o meno. Abbiamo parlato del meccanismo, anzi dei due meccanismi di galoppo. E la dottoressa Diamanti ci dice se ha capito. Perché essendo estranea al mondo dei cavalli, avendo una figlia molto contradaiola, ma lei è un po' estranea, adesso deve comunque cominciare a imparare a capire delle cose. Vai! Allora, dicevo, il meccanismo del galoppo, quindi abbiamo i due modi di galoppare, uno a destra e uno a sinistra. Piazza del campo ha una caratteristica, piazza del campo ha 4 curve, noi parliamo sempre delle solite 2, giustamente perché sono le terribili, impegnativissime curve di San Martino del Casato, ma anche altre 2 curve, piazza del campo, cioè la Mossa e l'altra, diciamo, ai Borsellai più o meno, l'Uccellaio un tempo, esatto. Paolo, parlava al microfono. Sono curve che... spiegatela qual è la curva dell'Uccellaio. C'era un negozio di uccelli e si chiamava l'Uccellaio, è quel punto lì che ora è quel... Diciamo, è sparito l'Uccellaio, non c'è più, ma tradizionalmente la curva dell'Uccellaio. È la curva prima di San Martino, è un'altra curva a tutti gli effetti, anche se diciamo la consideriamo poco, e sono tutte e 4 curve che il cavallo lanciato deve affrontare assolutamente a mano destra. Vediamo se ce l'abbiamo tra le tante immagini dei pali, quella dall'alto, dove si vede proprio le 4 curve, perché noi pensiamo sempre che sono solo 2. Diamanti sta imparando delle cose nuove, quindi vediamolo, facciamo questa osservazione, no? Di come proprio è caratterizzata la nostra pista, e ci sono le immagini, quelle dall'alto, dove si vede bene il tracciato. Allora, pensando a queste 4 curve e alla disposizione del tracciato, cosa succede? Che il cavallo ha spazi obbligati per il suo galoppo. Non deve galoppare sempre a destra, come alcuni pensano. Perché? Perché sforzerebbe eccessivamente una diagonale rispetto all'altra, e quindi può anche farlo, ma sicuramente non farà una grandissima prestazione. I bravi cavalli del palio che cosa fanno? Approfittano dei pochi metri, perché non sono molti, che la pista gli concede per galoppare a sinistra, e sono sempre i soliti punti. Se noi guardiamo infatti i bravi cavalli, i migliori cavalli del palio nella storia, sempre, non da ora, ma questo indipendentemente dalla razza, che sia puro sangue, che sia mezzo sangue, questo vale per tutti, perché la meccanica è uguale per tutti. Se si corresse con i pony, insomma, sarebbe uguale anche per loro. Quindi
Loro devono partire a destra, proseguire a destra fino a San Martino, cambiare a sinistra subito dopo San Martino, diciamo tra la metà della... tra la Cappella e l'Onda? Prima, devono cambiare a sinistra, diciamo prima della fine dei Materassi e sfruttare tutta la spianata mettendosi a sinistra per riposare la diagonale che sfruttano di più. Naturalmente poi assolutamente devono mettersi a destra per affrontare il Casato. Questo lo fanno, se lo fanno bene, lo fanno vicino all'Onda all'incirca, cioè al palco dei come si chiama? Palazzo Berlingeri. Devono farlo prima di impostare, il bravo cavallo lo sa già che deve cambiare e lo fa prima di, diciamo, di piegarsi verso l'interno. Quando lo fanno tardi, quando lo fanno dopo, è un grosso problema. Prima di tutto perché fanno una prima parte a galoppo contrario. La seconda è anche un grosso problema per il fantino, perché il cambio di galoppo è un salto che il cavallo fa, soprattutto con il posteriore, che manda fuori equilibrio il fantino. Molti sono caduti, Piteos li buttò in terra tutti e due, erano due bravi fantini, erano Cianchino e Bastiano, non batterono nel colonnino come molti credono, furono buttati in terra dal cavallo che gli cambiò a metà Casato e con quel posteriore che si ritrovava li fece volare via. Quindi quello che dobbiamo guardare non è soltanto se cambiano, perché se sono lanciati devono cambiare, altrimenti non girano, è quando cambiano, quando cambiano e come cambiano. Prima di impostare il Casato loro devono cambiare. I migliori che cosa fanno? I migliori fanno anche un ulteriore cambio, questo non lo fanno dal Casato alla mossa, per esempio lo faceva Benito. Allora, si vede se lo troviamo questo, siete d'accordo dottori su questa cosa? Beh, sicuramente sì, perché come giustamente ha detto lui, lo sforzo deve essere equamente distribuito su tutte e due le diagonali e questi atteggiamenti che hanno i cavalli permettono loro di farlo, quindi è ovvio, è una cosa fondamentale. Pasinacciolo, guarda queste cose. Sono d'accordo con quello che si è detto finora, lo si vede tutti i giorni anche con i migliori cavalli che corrono in ippodromo, non solo in piazza. In piazza questo discorso qua diventa molto più complesso e molto più complicato per i cavalli nell'attuarlo, ma è fondamentale perché un cavallo riesca a performare in maniera ottimale, che riesca durante la corsa a riposare una delle diagonali, sempre. In piazza questo diventa molto difficile, secondo me. È una cosa che si guarda, è una cosa che si cerca di notare. Ci sono cavalli che fanno meno fatica ad adattarsi, e rientra, secondo me, anche questo in quello che è il discorso dell'addestramento. Quindi e un poi cavallo con più esperienza. Entriamo su quello, perché io credo che un addestramento sulle due piste, anche fatto solo al passo, sia fondamentale per aiutare il cavallo nell'equilibrio. Allora, quando si dice il cavallo sa dove mettere i piedi o si adatta, è proprio per, cioè, in parole povere, poi significa tutto questo che abbiamo detto finora, no? Quel cavallo sa dove mettere i piedi perché sa dove, come distribuire la sua elasticità, il suo equilibrio. Allora, se ce l'abbiamo, la carriera del Drago Bruco erano scossi insieme, e se ce l'abbiamo è un vecchio palio. Sono partiti, Nando, puoi commentarlo, questo palio. Sì, e qui c'è la caduta credo di Cianchino al primo, qui ha già qualche problema a San Martino, ma qui è a sinistra, si vede bene, il cavallo continua a sinistra, qui ha cambiato e la sua potenza ed era Piteos, la sua potenza lo fa cadere. Intanto dietro c'è il Drago. Sì, si mette dietro molto stretto, vabbè, farà delle traiettorie impensabili per un cavallo montato e inizierà questa sfida con il giovane Piteos. Vedete che qui Benito è a sinistra e assolutamente alla fine del palco si mette a destra. Qui si è messo nuovamente a sinistra, questa era una caratteristica di Benito, che sfruttava anche i pochi metri che ci sono dal Casato alla mossa per riposare ulteriormente la diagonale e mettersi sul galoppo sinistro. Qui ha cambiato perché ricordiamoci che i momenti, come diceva giustamente il dottore prima, in pista i momenti per farlo sono molti, in piazza sono pochissimi, cioè il cavallo è obbligato a farlo. Qui ha ricambiato un'altra volta. Qui ha ricambiato un'altra volta, certo, perché lo fa sempre dopo il Casato. È, diciamo, un caso un po' limite. Benito era forse, a mio avviso, uno dei migliori cavalli di sempre che sono stati in piazza, veramente eccezionale.
può essere preso un po' come esempio, ecco. Lui aveva perfettamente capito quando poteva riposarsi e lo faceva, e lo faceva non solo perché l'aveva capito, ma anche perché il suo fisico glielo permetteva, perché il cambio è un io ho fatto l'esempio, faccio l'esempio con gli amici del gesto atletico dei saltatori del salto triplo, che fanno due salti sulla stessa gamba. Ora ovviamente con l'uomo è più evidente perché noi siamo bipedi e quindi lì è molto evidente, ma è un po' lo stesso meccanismo che fa anche il cavallo per cambiare galoppo, perché con il posteriore invece di tirare giù il sinistro tira nuovamente giù il destro, e quindi fa una, diciamo, un piccolo sforzo che ad alcuni cavalli costa molto sacrificio. Un cavallo di un ippodromo, magari anche forte, un forte galoppatore, che però non ha un addestramento specifico per la piazza e che non gradisce i cambi di galoppo, in Piazza del Campo sarebbe una iattura assoluta, sarebbe pericolosissimo per lui e per chi lo monta, perché l'abilità di questi cavalli è la facilità del cambio, l'elasticità del cambio, non deve costargli sacrificio, lo devono fare con grande scioltezza. Allora, la carriera che abbiamo visto precedentemente era di molti anni fa, questa invece è quello dello straordinario di ottobre, dove anche qui, sì, ah, eccolo, straordinario di ottobre, eccolo qua, dove vediamo anche qui ci sono dei cavalli scossi, scegliamo delle carriere in cui i cavalli sono scossi perché si vede molto bene, no? Certo. Paolo Neri, chi ne pensi? Una cosa molto bella. Microfono vicino alla bocca sempre. Quello che dice Nando è una lezione importante, perché che credo nessuno veda. È veramente importante, perché tante cose sembrano dovute all'errore del fantino, magari è l'errore di addestramento del cavallo è più importante, perché i cavalli si possono addestrare, ovviamente. Si devono addestrare. Se si sanno addestrare, perché non è tutti, non basta andare a cavallo. Ed ecco, questo è Remorex, che abbiamo detto è l'unico cavallo del 35 che ha vinto due pali e l'ha vinti tutti e due scossi. Allora, osserviamolo, magari rallentiamo un po', che adesso li vediamo bene tutti e due, questi cavalli. Rallentiamo un po' le immagini. Vediamo, ecco, che ha già cambiato, avete visto? Cambiato, ritorniamo prima. Un po' indietro, ritorniamo indietro per farvi vedere, ecco, il più piano possibile, da qui, qui siamo dietro, l'immagine al davanti, uno, ecco, c'è questa all'anteriore che viene avanti e adesso ha cambiato, avete visto? Ritorna indietro proprio questo pezzo, ecco, basta, piano più piano possibile, così vedete proprio che salto fa il cavallo per cambiare al volo, eh. Sì. Se uno monta a cavallo e ha un cavallo che fa il cambio di galoppo, eccolo qua, il salto, e c'ha il cavallo che fa i cambi di galoppo al volo, che mica tutti lo fanno, anche i cavalli a sella, ci vuole un bel addestramento, ti danno proprio la sensazione di tirarti fuori dalla sella nel cambio di galoppo al volo. Ora vediamo qua quanto, entrambi hanno il galoppo esterno, giusto o no? Sicuramente sì, sono tutte e due a sinistra. Sono tutte e due col galoppo esterno, ora Remorex li dice... Stai ora dietro, dice, perché stai passo dietro. Io. Purtroppo il cambio dell'inquadratura non ci fa vedere quando cambia. Qui non si vede quando cambia, ma sicuramente ha già cambiato la fronte a destra. Infatti è già a destra. E vedi qui a sinistra, sì, è a destra, scusa. Sì. E qui Benito avrebbe già cambiato a sinistra per qualche altro metro. Però ripeto, Benito è un caso un po' particolare, non tutti lo fanno. Lui ha concluso a destra. Qui ha concluso a destra, non ha cambiato nell'ultimo pezzo. Non ha cambiato nell'ultimo pezzo, sì, ma quello è, diciamo, proprio il top. È il top del top. Per cui sono cavalli molto interessanti, no? Perché, allora, quale potrebbe essere l'addestramento migliore per permettere ai cavalli di avere questa grande facilità? Chi vuole rispondere? Beh, innanzitutto ci sono delle caratteristiche innate, nel senso che il cavallo deve avere una propriocezione, cioè una abilità a percepire il proprio corpo, che ovviamente non è uguale per tutti. E secondariamente ci vuole anche un addestramento per sviluppare queste caratteristiche innate. E io quello che vedo è che l'addestramento in piano rimane sempre fondamentale, è un addestramento di base che serve per qualsiasi tipo di disciplina uno debba intraprendere in futuro.
Così come il centometrista non si allena solo sui 100 metri, anche i cavalli dovrebbero avere un allenamento più differenziato, proprio per sviluppare queste caratteristiche. Secondo me anche sviluppare l'equilibrio del cavallo mettendolo fuori equilibrio, per esempio le uscite sul terreno accidentato, salite, discese, percorsi con il diagonale sbagliato, in obliquo, sono tutte cose che sviluppano la propria eccezione e l'equilibrio e l'elasticità. Il cavallo di per sé non è un animale elastico, perché ha una struttura del tronco piuttosto rigida e quindi tutte queste caratteristiche gli vanno sviluppate. C'è chi parte meglio degli altri, ma l'addestramento è fondamentale. Pubblicità e poi torniamo proprio su questo, perché Paolo Neri dice sempre che i cavalli devono allenarsi in campagna. Tra poco. L'importanza dunque di questa preparazione atletica, che per certi tipi di cavalli sportivi la facciamo con tutta una serie di esercizi di ginnastica in un nel famoso rettangolo dove si lavora in arena, ma si può fare anche in campagna, quindi? Beh, certo che sì, perché la campagna offre delle soluzioni che difficilmente sono riproducibili in un circuito standard. La campagna offre i cambi di direzione, i cambi di pendenza, i cambi di consistenza del terreno, perché saper passare da una consistenza all'altra aumenta la sicurezza del piede, aumenta la sicurezza dell'appoggio e influisce anche sull'equilibrio, cioè il cavallo sa gestirsi indipendentemente dal terreno su cui si trova e questo evita anche delle lesioni. Cioè noi vediamo sugli ippodromi, per esempio, una grande incidenza di lesioni in determinati punti ben precisi dei tracciati. Perché? Perché molto spesso c'è un cambio di consistenza dovuto anche al sottofondo, insomma su 1600 metri di pista è difficile avere sempre lo stesso sottofondo, lo stesso basamento, lo stesso impasto di terra e di erba e molti cavalli si fanno male in punti ben precisi, quindi avere la possibilità di allenarli a gestire se stessi e la loro elasticità, la loro potenza su diverse consistenze è fondamentale. Questo ovviamente poi si vede anche negli altri tipi di attività che richiedono magari meno velocità e più destrezza. Paolo Neri lo dice da anni, vero? Tutte le volte che viene qua, Paolo. Sì, dimmi, osa Dio, perché... Che i cavalli devono fare questi esercizi perché un tempo li facevano. Certo, non li facevano. Per l'uso, io sai, la mia esperienza è quella del mio nonno, quindi che sta un cavallaio, Fulco, sta al cavallo suo. Era questo, il cavallo da palio, lo faceva da dilettante, era eccezionale che corresse. Facevano qualche corsa in provincia la domenica, che erano comunque corse alla lunga, che non c'erano circuiti. I pali di campagna erano tutti alla lunga. Come il palio di Creti, questi sì, pali. Sì, il palio di Vescovado che partiva dal cimitero e finiva le scuole, il palio di tutti alla lunga. E quindi, e fra l'altro tutti a sella, perché non correvano a pelo in campagna, perché questa è venuta ora. Quindi i cavalli, questo lo facevano occasionalmente. Il cavallo si guadagnava la pedata lavorando come fosse l'automobile. Quindi aveva tutta una serie di, anche da un punto di vista caratteriale, di assuefazioni all'ambiente, alla folla, che è importante, il cavallo sente gli ultrasuoni, l'olfatto spaventoso. Quindi tutta questa parte non meccanica, ma direi sensoriale, era una cosa che il cavallo arrivava... Tutto il palio era fatto da dilettanti, anche Fantini erano dilettanti, perché non facevano il Fantino tutto l'anno, lavoravano con i cavalli, molti eccetera, ma non facevano il Fantino. Quindi il palio era tutto in qualche cosa non professionale, però nello stesso tempo, essendo qualcosa con cui vivevi, dovevi imparare per forza a fare certe cose, le imparavi per abitudine, ma perché eri pressato dalla necessità. Ora siamo a un palio molto professionalizzato, tutto è professionalizzato, chiaramente questo porta anche dei vantaggi, perché il professionismo certo, lo porta, però porta anche delle cose che forse poi l'ambiente del palio è unico e quindi nessuno si sogna di fare delle corse di cavalli in una piazza semicircolare, questa infatti non è nata così, il palio non è una corsa. Lo sai bene, io mi arrabbio quando sento dire il palio è una corsa medievale, non è né medievale né una corsa, è una giostra seicentesca, quindi poi ora si sta facendo, trasformando in una corsa, è una terza fase del palio, è una corsa alla lunga fatta alla tonda, cioè è un misto, perché il palio alla lunga era in linea e fatto con i cavalli arabi, i turchi,
perché ci voleva quel tipo di cavallo per fare la distanza. Se lo guardi, bisogna guardarlo anche sul piano storico, questo, la base tecnica è una, però poi il palio va incrociato con la storia. Perché se certo, però ecco, da qui capire proprio che tutto questo lavoro e questo bilanciamento dei cavalli veniva fatto inconsapevolmente, perché sì, i cavalli erano usati in un certo modo, Nando. Sì, io una piccola premessa, mi riallaccio al dottor Rizzi, ha detto delle cose giustissime quando si è riferito per esempio al cavallo fuori equilibrio. Io sono di formazione spagnola, il mio maestro è spagnolo, e una sua fissazione è lavorare i cavalli, i puledri, al galoppo rovescio per metterli in equilibrio su un'andatura che per loro è, diciamo, innaturale o comunque li mette in difficoltà. In realtà poi, lo diceva anche un grande maestro della fine dell'Ottocento tedesco, era Steinbrecht, però la ginnastica per i cavalli è eccezionale perché loro hanno un equilibrio perfetto per fare i cavalli, non per essere montati e fare quello che ci vogliamo fare noi. Quindi chiaramente la ginnastica per loro è fondamentale. Perché loro non nascono per portarci loro sopra. Sembra incredibile, ma loro non nascono per fare questo, non nascono per essere montati. Allora io voglio raccontare un episodio al quale sono affezionatissimo, anche perché ero con il mio amico Pennello, che purtroppo non c'è più, tanti anni fa, in piscina trovammo Camillo. E Camillo Pinelli, Camillo in Pinelli, Spillo. In Arte Spillo, oggi Brontolo. Oggi Brontolo, che salutiamo nel naturalmente frattempo. Noi appassionati si mettiamo a chiacchierare con Camillo, il quale ci dice che aveva una cavalla, era una delle ultime sue. Dice: domattina vado a galoppare, venite anche voi, venite a vedere. Benissimo Camillo, veniamo volentieri. Dove? Venite, e ci dette il punto esatto, la vigna di Belcaro. Ci descrisse esattamente dove dovevamo andare. Io e Pennello puntualmente ci rechiamo nel a punto, cavallo. No, a piedi, lui a cavallo sarebbe arrivato. Noi arriviamo in macchina nel punto convenuto e ci guardiamo intorno e diciamo: ma qui non è possibile che sia qui. Eppure ci ha detto qui. E io ho guardato la vigna, ho detto: ma io lì non ci andrei neanche a piedi. E dopo un po' si sente il rumore degli zoccoli, cloc cloc, e si presenta Camillo con questa cavalla che mi sembra fosse Miseria Nera, una delle ultime che lui aveva allenato, e si mise prima fece un po' di trotto e poi si mise a galoppare a pazzo in questa vigna, che era una roba allucinante. E ci disse che lui tutti i cavalli li aveva preparati in quella vigna lì. Era una vigna con le zolle, con i cavi che tenevano i pali di traverso, per cui il cavallo li vedeva anche poco, per cui doveva essere il punto dove passava sarà stato, io dico, 30-40 centimetri, con una discesa così. Una roba, ecco, credo, con tutto il rispetto per i professionisti di oggi, bravissimi, ma nessuno andrebbe a galoppare in una vigna del genere. Anche perché poi volevo aggiungere, fortunatamente forse sarebbe l'incubo, sì, di qualunque non solo, veterinario. Non solo, no, ma fortunatamente sto scherzando. Non solo, ma ci sarebbe anche un altro problema, che un cavallo che viene allenato, ora questo è un caso estremo ovviamente, ma un cavallo allenato in quel modo diventa abilissimo, secondo me, diventa abilissimo, ma non passerà mai la previsita. Esatto. Dottori, che dite? Beh, da quel momento sono cambiate anche le strutture dei cavalli, sono cambiati i diametri, è cambiata la consistenza, quindi l'impostazione è corretta, la condivido, cioè mettere il cavallo in difficoltà in maniera che impari a cavarsene fuori. Poi chiaramente bisogna anche adattarle a un attimino di lucidità e anche agli investimenti che vengono messi su questi cavalli, insomma non ce ne dimentichiamo. Quindi se in quel periodo c'era una grande scelta di cavalli, quindi alla fine diciamo qualcuno che non era esattamente in grado lo perdevamo per strada, ora non ce lo possiamo più permettere. Poi insomma c'è tutta un'altra considerazione sul benessere animale che certo, ovviamente che va fatta. Pasinato? Ma sono d'accordo con tutto quello che si è detto, e almeno per la mia esperienza estera, sia in Irlanda che in Inghilterra attualmente, gli allenatori che hanno tanto successo sono quelli che, soprattutto coi 2 anni e quindi i cavalli giovani, spendono molto più tempo all'inizio a fare lavoro di piano. E quindi magari hanno i 2 anni che esordiscono tardi nella stagione, perché perdono i primi 6 mesi della carriera del cavallo a fare il lavoro esclusivamente in piano. Cioè che lavoro fanno? Lavorano in triangoli, hanno le loro scuole, hanno il loro indoor school o capannoni coperti in cui prima di uscire e andare in pista passano ore e ore a fare lavori di piano, diagonali, quindi insegnano quello che faremmo e farebbero in qualunque scuola di ippica normale. Prima di andare a galoppare, prima di fare i lavori in pista.
Paolo? È perfettamente vero, la prima volta mi si fiati in Irlanda nel 74, andai in un centro di cose, preparavano un cavallo per correre, sembrava lo preparassero per il dressaggio, lo preparava una ragazza, in piano. Ma che farà? No, deve correre, è basilare, ma questo viene anche, ripeto, da altri sport. Lo sci, prima si parava sciando, poi hanno introdotto la palestra nell'atletica, i miglioramenti sempre, la palestra, il lavoro in piano è la palestra, quello deve venire prima, deve venire quando sono, i cavalli sono giovani. Ma è vero, io l'ho proprio, mi rimasi stupito, pensavo lo volessero allenare o per il facendo il lavoro un piano. No, dice, quello deve correre, un cavallo era preparato per correre. Quindi è una pratica che usano tutti in Inghilterra o in Irlanda o solo in alcuni allenatori utilizzano questa pratica? No, è una pratica abbastanza comune. Vi sono allenatori che spendono più tempo e più dedizione e ci credono maggiormente, perché pensano che nella carriera finale dei 2 anni, dei 3 anni faccia una importante differenza di adattabilità, guidabilità, di forma fisica. E noi come veterinari, secondo me, si vede chi lavora bene in piano prima di iniziare a galoppare, anche a livello muscolare, quindi la muscolatura del dorso, la muscolatura del hindquarter dietro, sono tutte cose che un lavoro in piano fatto bene dà un'ottima adattabilità poi nella futura carriera del cavallo da corsa. C'è una domanda che così ci pensate durante la pausa pubblicitaria. Tutti gli anni alla fine della previsita alla clinica del ceppo, quando facciamo le interviste noi giornalisti al capo della commissione, dice i cavalli sono tutti ben muscolati. Quindi mi è venuto in mente questa cosa mentre tu parlavi, perché questi cavalli sono tutti ben muscolati e hanno veramente, sono bellissimi da vedere, ogni anno più belli, perché ogni anno c'è la gara a chi li porta meglio questi cavalli. Sono muscoli fatti come in una palestra, sono fatti nelle piste, chi poi ci sta più vicino a questi cavalli magari poi se ne accorge poi anche nella prestazione. Ne parliamo dopo la pubblicità. Allora, prendendo spunto proprio da questa frase, i cavalli sono tutti ben muscolati, però mi viene in mente che ci sono le aste, e sicuramente Paolo Neri, Nando, Pasinato, le aste ne avete viste tante di cavalli, ci siete stati, mi ricordo ne avevi fatto anche delle bellissime fotografie in Irlanda, alle aste che sono proprio belle, no? In Irlanda poi sono quelle più vere, quindi aste di cavalli di ogni genere, sto parlando di cavalli da corsa, da concorso, puledri, ci sono tantissime aste di cavalli, aste selezionate, e poi ci sono le rassegne della morfologia. Paolo è un veterinario che è un giudice di morfologia, quindi vede anche gli avellinesi, gli haflinger, cioè hai giudicato tantissime razze da concorso, quindi la muscolatura fa parte della bellezza, no? Di un cavallo, per cui lo vedi com'è bello, com'è ben muscolato. Ha poi un valore questa muscolatura, com'è finta? Ora finta è una parola un po' sbagliata come aggettivo, però... No, finta non è mai, la muscolatura è sempre indice di un lavoro che c'è dietro, di un lavoro che viene fatto a casa, il che è sempre positivo. Poi dopo il problema è come indirizzare la forza muscolare sviluppata, e questo è tutto un altro discorso chiaramente. La forza muscolare poi va saputa impiegare, va saputa gestire, e qui a questo punto subentra poi il lavoro tecnico, cioè prima tu fai un lavoro di preparazione di base, come si è detto, di sviluppo muscolare, e poi dopo inserisci su questo lavoro di base lo sviluppo del gesto tecnico, e a quel punto poi ogni tipo di attività segue delle strade leggermente diverse, partendo però da un principio comune. No, quindi cioè anche alle aste si vedono. Sì, ecco, no, per alle esempio... aste devi interrogare Giovannino, perché è lui il re dell'asta. All'aste non se ne viste tante, ma in realtà l'Irlanda per me è la mecca di tutto, perché di base c'è anche una diffusa competenza nella popolazione. Quindi e infatti nasce tra poco da, parleremo proprio dell'Irlanda di... C'è un artigianato del cavallo da cui poi chiaramente poi sono le punte, però a volte si trovano infatti delle... è proprio da lì che ripartiremo tra poco, però volevo dire una cosa a completamento. Le aste normalmente si svolgono impiegando cavalli giovani, ovviamente le aste
classicamente si fanno intorno ai 18-20 mesi. Chiaramente a quel punto tu non vedi un lavoro, perché un lavoro non c'è stato, però tu vedi a quel punto la genetica, cioè la massa muscolare è stabilita geneticamente. Insomma, ormai lo sappiamo, ci sono tutti dei marcatori genetici che volendo si possono prendere in esame, addirittura per predire il tipo di attività che quel cavallo sarà in grado di svolgere meglio di altre. Quindi a quel punto... Quindi velocista, fondista, mezzofondista, eccetera, perché la fibra muscolare... Che si fa, sulla base dal fatto che dal 2007 si conosce la sequenza del DNA. E lì è questa Emmeline Lind dell'Università di Dublino che ha trovato un marker, per cui usando la legge di Mendel, insomma l'incremento, si può scegliere le fattrici e lo stallone in maniera da predire se avrai un velocista o una cosa. Questo si fa sulla base non funzionale, riguarda la miostatina, ma non è che c'è un rapporto funzionale, è solo un marker statistico che ti dice questo. Poi non solo questo, ma si può ora addirittura anche predire se quel cavallo giovane reggerà lo stress della doma, oppure siccome un terzo dei puledri non regge, quindi è inutile perderci tempo. Questo l'hanno dedotto da esperimenti fatti coi topi. Quindi c'è tutta un'attività che deriva dalla conoscenza della funzionalità del DNA, e che oppure stabilire se il cavallo sarà sabbiaiolo o meno, con margini di probabilità, non sono valori assoluti, non è che c'è un rapporto preciso, per cui ora lì è la miostatina che è il fattore che controlla la crescita del muscolo, ma non è che questo dice se c'è la miostatina o una tia invece nel codone, c'è questo, no, è solo che lei ha preso 4.000 cavalli, ha fatto questo marker che è differente, e poi su questo se è TT è un velocista, se è TC o CT è un miler, se è un TT è uno steyer, e questo su basi su valori del 94%. E quindi è già un'indicazione importante. E questo naturalmente fra poco credo cominceranno a venire nel certificato anche la tipizzazione del cavallo. E questa è già una cosa molto importante, quindi la scienza ci viene sempre in aiuto. No, ecco, questo se mi lasci dire una cosa importante. Ho fatto questo libro che si chiama Equitation Science e dice una cosa molto giusta: non si tratta di trasformare l'equitazione, il mondo del cavallo, in una scienza, ma utilizzare la scienza per migliorare il cavallo, perché se no si crea un'aspettativa che non c'è. Non si, un affare complesso come un cavallo, per quanto tu lo possa tipizzare, non arrivi, però ci sono delle conoscenze scientifiche generali che possono essere applicate a vantaggio. Un bellissimo libro. In una clinica come la Rosedale, questa di Newmarket, credo sia una clinica molto importante. Quanti cavalli vedete in un anno, soprattutto cavalli da corsa voi seguite? Io personalmente sì, lavoro principalmente quasi esclusivamente con i cavalli da corsa. Rosedale come clinica ovviamente segue anche cavalli da salto, dressage, cavalli olimpionici, eccetera eccetera. Abbiamo la grande fortuna di essere a Newmarket, che forse con Chantilly e pochi altri posti in Europa e forse nel mondo è un'isola felice per i cavalli da corsa. È un centro di allenamento enorme, abbiamo a un tiro di schioppo, le ultime recensioni parlano di 3.500-4.000 cavalli da corsa. Forse in un paese grosso come Poggi Ponzi, no, forse è ancora più piccolo. Come San Rocca Pilli, per ecco. Quindi ci sono più cavalli che persone. Ci sono più cavalli che persone, sicuramente. Ecco, sicuramente. Però, quindi avendo tanti cavalli, vedendone tantissimi durante l'anno, l'importanza di questa muscolatura che sia costruita nel modo giusto per fare quello sforzo lì determina più infortuni, meno infortuni, avete un'idea? Cioè, vedendone tanti, no? Secondo me è molto difficile. La prevenzione di un infortunio basandosi esclusivamente su quella che è la presentazione muscolare di un cavallo. No, è sul lavoro che viene fatto. Sul lavoro sicuramente. Un cavallo in forma, che non ha problemi ortopedici o che sta bene fisicamente, eccetera, ha un'adattabilità e una capacità di adattarsi al lavoro e anche incrementare quella che è la propria massa muscolare, migliore di un cavallo che non sta bene, sicuramente. Viola, posso fare un piccolo intervento su questo? Magari mi attiro qualche critica, ma in realtà non voglio criticare nessuno. È una riflessione che faccio. Come impressione,
che è questa. All'esito delle previsite i cavalli sono tutti belli, muscolati, eccetera. Sicuramente è vero, col pelo lucidissimo, molto grassi, molto, appunto, molto muscolosi. Però loro devono fare una prestazione particolare. Loro devono, poi li scegliamo perché galoppino 4 giorni in Piazza del Campo. Una delle caratteristiche della piazza, ineliminabili, è il fondo di Piazza del Campo. Quindi i cavalli devono essere in grado di affrontare questo tipo di fondo, che non esiste nel mondo, perché si sta parlando di una piazza non solo con le caratteristiche di tracciato che conosciamo, ma che è fatta di pietra serena con un tuffo pressato sopra di 10 centimetri, non esiste nel mondo. È quindi per loro uno sforzo particolarissimo. Allora io mi domando se ricercare in modo, da quel poco che vedo quando vedo le previsite, in modo molto molto, vorrei dire anche ossessivo, l'assenza del dolore nell'atleta sia effettivamente la cosa giusta. Cioè, se il cavallo viene preparato per il palio deve avere almeno una certa abitudine ad affrontare un fondo simile. Perché se non ha l'abitudine ad affrontare un fondo simile, dopo 2 prove, dopo 3 prove, avrà dolore, tanto. Magari arriverà perfetto alla previsione. Cioè il mio sospetto, è un sospetto, è una riflessione che fa. Una riflessione, che no, è questa. Non vorrei che i preparatori, che giustamente fanno anche il loro interesse, preparino il cavallo più per la previsita che per quello che c'è dopo. Cioè il cavallo arriva... Perfettamente vero. Io penso che sia vero, perché io che ho un cavallo che ci investo tutto l'anno, gli ultimi 10-15 giorni... Questi sono i danni della burocrazia. Quando ti arrivi, i regolamenti sono utili, ma quando il regolamento poi prevale, ti arrivi alle cose più assurde. Questo succede in tutti i campi, perfino nella scienza, ti posso dire. Quindi è un assurdo, no? Ma poi è così, è così, perché te per passare la visita è ovvio che cerchi di... Poi succede la disgrazia, come è successa al povero zio Frac, che si è capitombolato dentro la giostra, perché ovviamente lo allenano meno, lo tengono, però per farlo muovere lo mettono in giostra, lì fa una rallegrata e si fa male. Quindi sono cose purtroppo che, cioè, sembrano incredibili, però poi alla fine si arriva a questo. Però adesso io vorrei introdurre un argomento che riguarda, visto che parliamo del benessere del cavallo, vorrei introdurre un argomento importante, perché è una cosa di cui Paolo Neri mi ha raccontato tante volte, tanti anni fa, e finalmente a Siena siamo arrivati proprio a metterla in pratica. Perché Paolo Neri mi raccontava di questa, intanto vorrei l'immagine della VES, così spieghiamo che cos'è questo parametro che conosciamo come umani, perché il dottore dice c'è la VES alta, bisogna controllare, oppure c'ho la VES alta, io non... boh, che sarà sta VES? No, Paolo, spiegaci. È legata a una storia. Esatto. Che è appunto un'esperienza che abbiamo avuto in Irlanda. Noi abbiamo un cavallo da un allenatore, un piccolo allenatore. Piccolo, l'aveva il solito Giovannino, l'aveva scelto, e avevamo questa puledra, figlia di una grandissima cavalla, che poi l'avevano dovuta togliere di mezzo perché sbroccava, e allora si pensò di metterla da un allenatore che avesse pochi cavalli, perché non, infatti questo è stato, lui però è stato assistente di Jim Bolger. Chi conosce l'Irlanda sa che Jim Bolger è il maestro dei maestri, anche di O'Brien. Quindi lui aveva preso da lui questa cosa, lui aveva 20 anni di registrazioni della VES. La VES è un parametro conosciutissimo, vecchio, a specifico di infiammazione. Aveva un quadernone, lui tutti i giorni misurava la VES dei cavalli. La faceva così manualmente, basta un cronometro, le provette. Io però mi svegliai subito perché sapevo che alla DS, dato amico dei fondatori, l'apparecchio per fare la VES c'era, perché si fa anche col cronometro delle provette, ma è noioso, invece con 8 minuti si fa. E lui la mattina si aveva una corsa, un gruppo 3, e correva un cavallo di Hulmar, che era 1-2, e noi si era 1-14, però lui ci disse, guardate, non ho mai visto una VES così buona come questa. E poi nella corsa si vide, mentre, e questo è l'altro punto interessante, girava voce che lì a Culmo non vincevano tanto perché c'avevano un baco in scuderia,
E infatti, poi ora te l'ho mandato il video della corsa, si vede che alla fine nel finale vince la nostra e frega il cavallo di... E lo vedete perché lei c'ha ancora, vedete, è in condizioni perfette. E quell'altro è un grosso cavallo, anche di dimensioni, e poi un cavallo di valore, non era una cosa, non ce la fa. In realtà il problema è che cos'è questa storia, per la spiegazione. Se io prendo una provetta e impedisco la coagulazione sequestrando il calcio, i globuli rossi sedimentano sotto la forza di gravità. Però i globuli rossi sono in una camicia di cariche negative, quindi la repulsione elettrostatica ne rallenta la sedimentazione. Ma se c'è un focolaio di infezione, in qualunque punto ce l'ha, non so dove, ma ce l'ha, c'è la proteina C-reattiva, un protettore, scarica la carica elettrica negativa e i globuli rossi vengono giù molto più rapidamente. Più infiammazione c'è, più veloce è la sedimentazione. Pubblicità e poi finiamo, perché poi dobbiamo dire qual è la differenza con la proteina C-reattiva. Sì, vabbè, però... Allora, proteina C-reattiva e VES. Sì, allora, in pratica con la VES si dà l'idea che c'è un focolaio infiammatorio prodotto da un eccesso di allenamento, prodotto da no, ma poi c'è anche un'altra causa, può essere un'infezione virale. Ora, i virus siamo diventati un po' più familiari, no? Con questa storia della cosa. I virus non tutti si manifestano in maniera, quelli cattivi, però ci sono virus spenti, virus che non hanno manifestazioni subcliniche. E se ti riduce a un cavallo l'80% la respirazione, quando arrivi al coso, magari te non lo vedi clinicamente, però all'atto dello sforzo lo vedi. Quindi questa cosa, che fra l'altro non è nemmeno molto conosciuta in giro, nemmeno in Irlanda, allora io lo dissi al dottor Boggetti e mi ha regalato un apparecchio, poi l'abbiamo cominciato a provare. Certamente è necessario una sperimentazione più approfondita di quella che c'aveva il nostro allenatore, ha avuto, perché non tutti lo fanno, anzi non è molto conosciuta. Ha un'importanza. Allora sentiamo la dottoressa. Per fortuna con l'incrocio interesse industriale ora si può fare questo discorso. Dottoressa Diamanti, allora i veterinari magari dicono, perché VES e proteina C-reattiva sono tutti parametri che si fanno anche in umana, no? Però in questo modo noi possiamo fare per la prima volta la prevenzione. Esatto. E quindi qual è il valore di questo lavoro che state facendo? Poi sentiremo anche la clinica Rosedale, che sta facendo una sperimentazione importante. C'è una differenza fondamentale tra la proteina C-reattiva e la VES. Entrambi sono marker di infiammazione, di uno stato patologico che c'è qualche cosa che non va, ma mentre la proteina C-reattiva è un marker di infiammazione acuto che ha un'emivita piuttosto breve, la VES è un marker di infiammazione anche cronica e di un'infiammazione anche più leggera, qualcosa che viene nascosto e anche a lungo tempo, perché praticamente, come diceva prima il professore, un'alterazione della VES è dovuta alla presenza di proteine plasmatiche che vengono prodotte in caso di infezioni, di infiammazioni, di tumori, e queste proteine agiscono proprio neutralizzando le cariche negative dei globuli rossi e di conseguenza tendono proprio ad aumentare il valore della VES in tutte queste situazioni. Possiamo definirlo il marker del benessere? Sì, sì. Secondo me sì, esattamente. Io dico da ex capitano, se il comune mi avesse dato un cavallo con il certificato che il cavallo è in piena forma, sarei stato parecchio contento, perché mi può capitare anche il bombolone, sì, che non è al 100%. Cambia molto il discorso. Secondo me è anche importante perché ha un doppio aspetto, perché oltre al benessere riguardo proprio allo stato patologico, si è visto che nei cavalli la VES è molto influenzata dallo stress, e uno stress per il cavallo è uno stress dovuto al trasporto, ora non tanto magari da scuderie qui vicino, ma un trasporto, pensiamo quando vanno a correre negli ippodromi, un trasporto su strada, su nave, e poi si è visto che è influenzata anche dallo stress ambientale, e addirittura ci sono degli studi scientifici che dimostrano come la VES sia diversa nei cavalli cosiddetti timidi, placidi, e nei cavalli ansiosi. Quindi che cosa cambia? Si entra nell'altro problema. Microfono. Si rientra nell'altro problema dei guai dei cavalli, che non è solo la corsa ma la mossa,
perché nel palio tutti la mossa non se la vedono pochi, per dire la verità, in piazza, perché, ma la mossa è i guai meccanici alle arti, alle cose, il fondo, ma un'ora di mossa a un cavallo e li fa. Questo è un altro problema che non c'era, dato che sono ormai un vecchio bacucco, io ho visto 160-180 pali, ma la mossa così evoluta in senso negativo come ora è una cosa assurda, Questo è un discorso che bisogna che venga per il benessere del cavallo, forse uno dei primi problemi che va affrontato. Perché... Ma dicevi nel palio? Certo, ma non può tenere un cavallo un'ora a ballettare in anarabiosi, ti riempie l'acido latte, ma quello spettacolo della steccatura è una cosa orrenda. Fra l'altro il fantino, il vestito del fantino a cavallo è una cosa, quando lo vedi a terra sembra un terremotato, no? Che è uscito da... è anche brutto. Il palio è anche stile, non è solo... è una cosa di una grandiosità, e poi cadi, vedi quelle cose che succedono dentro i canapi, non è possibile, non era così, questa è una cosa che è legata all'aumento della velocità del palio, perché chiaramente aumentando la velocità il peso specifico della mossa è diventato eccezionale. Quando avevi un palio più lenti c'era più tempo di recupero, quindi la mossa se la falli via potevi recuperare, ora devi solo aspettare un disastro dei primi, perché se no non rimonti. E questo è un problema, perché il cavallo che sta lì dentro in quelle condizioni è un animale sensibile. Questo è un argomento, bisogna che qualcuno cominci a parlarne, non è possibile vedere queste cose. Queste prima, sono parole sante, una cosa veloce sulla mossa, velocissima. Oltre allo stress psicofisico, molto banalmente, alla mossa i cavalli si pestano. Si fanno molto male, si spaccano i glomi e si spostano anche le ferrature. Tra l'altro un ultimo dato particolare che io ho notato è che i cavalli, io sono... non sono vecchissimo, ma insomma non mi ricordo tanti pali con cavalli che sono arrivati con un ferro, certo, con due ferri. Ora se perdono un ferro cadono. Quindi è diventato veramente molto importante. Quindi tenerli un'ora lì a pestarsi, oltre al mostruoso stress psicofisico che subiscono, significa anche danneggiare una parte anatomica importantissima e probabilmente danneggiare anche la ferratura, perché sono, ogni contrada ha il suo maniscalco, stanno attentissimi, fanno di tutto, ma se poi il cavallo parte con il ferro che è stato pestato per un'ora, il rischio è più difficile. Alto. Se guardi il cavallo... No, io voglio tornare a parlare della VES, perché voglio tornare a parlare di questa importantissima ricerca scientifica e voglio capire quali sono le collaborazioni che state mettendo in campo, dato che è una ricerca partita da Siena. Esatto. Mi interessa capire quali sono le collaborazioni. Allora, prima di tutti ne abbiamo una con Alvise, che poi vi descriverà lui, perché dato la grande disponibilità di cavalli che transitano presso la loro clinica, ci sembrava giusto comunque avere una collaborazione importante. E poi l'altra collaborazione di cui posso raccontare è quella con il professor Gialletti, che qui a Siena è conosciuto. E con lui, tramite l'Università di Parma, abbiamo stretto un accordo per lavorare su diversi aspetti, sia su alcuni range di riferimento, sul stabilire la VES nelle cavalle gravide e vedere se questo parametro può essere utile per capire se c'è un problema durante la gravidanza della cavalla. Poi abbiamo un altro studio per vedere, ovviamente essendo il professore un'esperta e un opinion leader mondiale sulle malattie degli occhi, anche in caso di infezioni oculari, se questo parametro può essere utile durante le infezioni degli occhi. E anche vorremmo vedere se è legato alle performance e comunque allo stress dovuto ad attività fisica, perché l'attività fisica è prima di tutti uno stress per il cavallo. Tanto è vero che per stabilire quello che è un riferimento per il cavallo bisognerebbe fare il prelievo sempre con il cavallo a riposo, perché l'esercizio fisico induce un abbassamento della VES. Un abbassamento non vuol dire che il cavallo stia meglio, ma è fuori dal suo range normale. Quindi certo, quanto tempo impiega per tornare dopo un esercizio fisico intenso in un livello basale di condizione ottimale? E qual è la ricerca, i test che state facendo sui
centinaia di cavalli che circolano da voi a Newmarket. Quando ci si è visti al congresso qua a Siena e questa opportunità di collaborazione è venuta avanti, si è deciso, ma anche con un motivo di orgoglio, secondo me, perché è un progetto molto interessante di una ditta senese, di una ditta italiana, quindi portare avanti questa collaborazione con Newmarket e Rosedale, secondo me, era molto interessante. Per ora, essendoci pochissime pubblicazioni in merito, cioè, soprattutto per quanto riguardano cavalli, cavalli da corsa, eccetera, viene usata molto di più con i piccoli animali e in umana, come dicevate giustamente prima, si è deciso di iniziare a testare tutti i campioni ematici che ci entrano nel nostro laboratorio, che non solo arrivano dalla nostra popolazione di cavalli a Newmarket, ma arrivano da tutta l'Inghilterra, e testare se vi sia o meno una correlazione con i parametri infiammatori che usiamo quotidianamente, su cui siamo molto più legati. Quindi la proteina C-reattiva? No, noi usiamo il siero amiloide e il fibrinogeno, che sono altri due parametri infiammatori comunemente usati, e inizialmente siamo in una fase molto preliminare, vedere se vi sia una correlazione o meno con questi due parametri che utilizziamo. Daniela? Sì, una cosa, i lavori che ci sono ultimamente sono pochissimi perché, come diceva il professore, è una metodica che veniva fatta manualmente. Sì. Quindi per qual noi è avere la novità importante di questa che macchina? Noi, l'azienda sono noiosa, lì, è noiosa farlo manuale, quindi abbiamo sviluppato, sono fiera di poter dire che la mia azienda ha prodotto uno strumento che utilizza la stessa provetta e viene fatta per l'emocromo. Esatto. E con poco tempo, con 8 minuti, ti dà già un risultato. A scontrino. Esatto, un risultato e utile. E che poi, tra l'altro, si può usare anche in mezzo a un campo dove non c'è la corrente. Sì, esatto, elettrica. Perché è portabile, infatti. Abbiamo fatto già piccola, delle prove, no? Sì, è tascabile. Praticamente questo tascabile. Questo è un prodotto della... Microfono, della microfono, per favore. È un prodotto della biomedicina senese, della DS, quindi è una cosa che parte da, vedi, tutto si tiene. Questa storia, io sapevo che c'era questo apparecchio, infatti lo chiesi prima a Francesco Coccola, poi me l'ha dato Boggetti, mi ha detto il dottor Boggetti, ce l'ho, poi ora insomma noi si è fatto qualche prova per conto nostro, no? Si era già fatta per vedere come funzionava, perché chiaramente ci vuole una indagine estesa per avere valori. No, no, in ma abbiamo varie... trovato però un pozzo senza fine di cavalli che il problema è stato avere poi un interesse industriale, se non le cose rimanevano curiosità. Io vorrei dire che lo sviluppo di questo apparecchio è stato possibile grazie al dottor Ciampoli e alla dottoressa Giovannini del CEPPO, che ci hanno supportato dall'inizio e hanno creduto in questa attività, e che quindi all'inizio ci davano dei campioni reflui proprio per sviluppare e validare lo strumento. Quindi c'è stata tutta una collaborazione del mondo della scienza senese che... Però nel mondo della mano non lo sapevano che questa cosa era utile. Cioè quando io l'ho detto alla DS, guardate, c'avete un mercato, non sapeva nessuno questo, sapevo io. No, certo, infatti è questa per la una novità. Casualità, perché nemmeno in Irlanda è una cosa conosciuta questa cosa. La storia viene da questo famoso dottore, lo conosce senz'altro, Jim Bolger, è un mito, e uno lavora appunto con questa Emmeline Lind, e con la quale avevamo anche tentato di fare un collegamento universitario, perché la scienza per i cavalli e soprattutto paura nella versione della biologia molecolare è estremamente importante. Qui avremmo le competenze per poter fare una collaborazione strutturale con l'Università di Dublino. Pubblicità. Allora, abbiamo dato questa importantissima notizia di questa grande ricerca, di questi nuovi parametri che saranno i marker del benessere, per capire anche quanto stress c'è, quindi speriamo che li possa adottare magari come ricerca anche il comune per i cavalli del Palio. Sarebbe un buono spot, no, per parlare del benessere dei nostri cavalli. Che ne pensa, dottor Rizzi? Beh, sicuramente sì, perché da quando mi sono laureato io la medicina ha fatto passi da gigante, nel senso che prima i veterinari intervenivano quando la patologia era conclamata,
Però a quel punto il cavallo era fermo, quindi c'erano tutti i tempi, la riabilitazione, le cure e quant'altro. E ora ovviamente si va sempre più verso la medicina preventiva, cioè si interviene prima che ci sia il danno irreparabile o irreversibile, o che comunque determina la perdita di tempo, perché oggigiorno il tempo è denaro. Tutte queste caratteristiche, cioè io ricordo i tempi 30 anni fa quando si facevano le prime prove con l'acido lattico, per esempio, anche quello, cioè ormai sono cose che conoscono anche i sassi, però 30 anni fa furono fatti le prime esperienze, anche lì c'è stato un attimino di titubanza all'inizio, no? Perché l'ambiente ha sempre un po' di difficoltà a recepire le novità. Questo è anche una grossa presa di impegno da parte dei veterinari, ovviamente, ma i veterinari sono fatti per questo, sono preparati per questo, ma soprattutto da parte degli allenatori e dei preparatori, perché sono comunque l'elemento fondamentale intorno al quale gira tutta l'attività. Comunque Siena devo dire che ha abbastanza, cioè abbiamo trovato anche delle scuderie che hanno, anzi, vero? Sì, abbiamo non trovato posso già dire delle i collaborazioni, nomi. Poi le diremo magari in futuro quando avremo dei bei risultati. Ci sono già scuderie che si stanno interessando per capire come tutto l'anno seguire i propri cavalli da corsa e capire se ci sono delle problemi, perché questo cavallo che va benissimo, come diceva Neri, poi mi arriva a fare quella prestazione e non me la fa in quel modo, c'è qualcosa che non va, eppure lo controllo, eppure è tutto a posto, e invece poi magari c'ha quel minimo di cosa che te non riesci a vedere, che invece è il segnale che il cavallo quella prestazione lì non ce la può fare a farla. Chiudiamo in velocità sull'ippica, perché abbiamo Paolo Rizzi che lavora in tutti gli ippodromi d'Italia e con il Ministero. Ci sono novità importanti, perché poi sono usciti tutti i parametri a giugno, no? Per scegliere gli ippodromi che potranno vivere e quelli che dovranno morire, perché la nostra ippica, caro dottore inglese, ormai è un disastro, non è come da voi, no? Beh, vivere o morire è un concetto un pochino troppo estremizzato probabilmente, si tratta solamente di capire quali sono le strutture che sono più utili e quelle che sono diciamo meno utili ma comunque propagandistiche per la divulgazione dell'ippica. Il problema attuale è proprio questo, cioè fare in modo che, perché qui a Siena ovviamente è un'isola felice in questo senso, perché qui è uno dei pochi posti in Italia dove i ragazzi si vedono in mezzo ai cavalli, soprattutto i cavalli da corsa. In altre parti d'Italia i giovani non ci sono, fanno altre cose, non sono interessati, e quindi il problema è proprio questo. Ora c'è un'iniziativa quest'anno, per esempio, che il Ministero si è inventato, che è il Palio delle Regioni, che è un circuito itinerante abbinato a degli eventi sugli ippodromi in cui si parla di tante altre cose, ci sono stand, ci sono iniziative, ci sono attività di altro tipo per fare in modo che la gente ritorni negli ippodromi e li viva come un'esperienza di divertimento, non solamente com'è di all'estero. Esatto, com'è all'estero, ma com'era qui fino a pochi anni fa. Cioè, io ricordo non molti anni fa all'ippodromo delle Capannelle c'erano le postazioni per i barbecue, per la brace, e c'erano le famiglie intere, i ragazzini che giocavano a bordo pista, e ora purtroppo non ci sono più. Da piccina Paolo Neri mi portava a Pian delle Fornaci, si andava a vedere le corse, Paolo Neri mi si vedeva, vabbè, ci si accontentava di quello, ma è questo. Me mi sembrava bellissimo. Sì, è bellissimo, già. Ma una città, un intorno così appassionato di cavalli, perché non abbia un ippodromo di prima grandezza, a me non mi torna. Io sono, come sai, sono visionario, secondo me sarebbe anche un motivo di sviluppo di un turismo particolarmente qualificato. Noi vogliamo fare st'ippodromo nella piana di, verso Rosia, Bagnaia, certo, dove c'è là, l'acqua, c'è dove c'è l'acqua, c'è per fare c'è delle l'acqua piste tutto in erba l'anno, cioè. E fare, come dire, una cosa così a voi inglesi che avete delle piste pazzesche, perché vi piacciono con le rettilinee, capito? Col 2000 metri, 2500 metri. Ma secondo me è un discorso molto complesso. Risolvere il problema dell'ippica italiana ci vogliono generazioni, molto probabilmente. Ma allo stesso tempo è un paese in cui c'è stata sempre una cultura, una passione per il cavallo da corsa. Poi adesso a Siena, vabbè, è facile, Siena si gioca. Ecco. Vabbè, però in generale. Però in generale la passione c'era, c'era cultura, cioè, si allevava bene. I cavalli da corsa sono nati in Italia, qui in Toscana. Ma non c'è allenatore straniero che non conosca Tesio, che non conosca Ribot, i grandi cavalli dell'allevamento italiano, che sono ancora presenti in tutte le genealogie dei cavalli da corsa. Diciamo anche che l'equitazione è stata rivoluzionata da un italiano che era Caprilli. La monta famosa all'inglese è la monta di Caprilli, sarebbe la monta all'italiana, no? All'inglese. Certo, quindi certo. È l'Italia il paese che
come sempre alla fantasia e l'estro per creare di tutto. Anche l'equitazione accademica sarebbe nata, certo, in Italia. Sarebbe poi dopo, poi i francesi e gli spagnoli ci hanno fregato tutto perché noi siamo così, e i portoghesi, ma sarebbe nata qua. Però per quella che è la mia esperienza sia in Irlanda che in Inghilterra, anche in Inghilterra le nuove generazioni si stanno un po' allontanando dall'ippica, e la bravura secondo me dell'ente organizzativo delle corse in Inghilterra è proprio quello che stava dicendo il collega, quindi incentivare famiglie, giovani ad andare in ippodromo non solo per le corse di cavalli, che io vorrei dire il 50% delle persone che frequentano ippodromi inglesi delle corse in sé è meno interessata di un tempo, ma perché c'è una serie di eventi correlati alla giornata di corse che sono estremamente interessanti. Quindi una domanda: viaggiano molto in aereo, si spostano molto noi cavalli da corsa? Noi abbiamo anche l'aeroporto vicino a questa pista, verrebbero gli inglesi a correre da noi? Sicuramente. Questo c'ha la pista d'aereo sua, appunto. Non porta mia, quando va a correre in Francia le carica lì, c'ha l'aereo e la pista. Aiden ha, sì, ha un paio di aerei e lui vola i cavalli alla mattina della corsa stessa. Quindi arrivano in aereo, scendono, invece col van, come si fa noi, arrivano con l'aereo. Quindi noi siamo pronti per creare un gruppo di investitori e fare un posto favoloso. Non solo, il problema è che non c'è pressione urbana intorno, perché i nostri ippodromi sono tutti dentro le città e quindi sono un boccone per la speculazione. Quindi sei tipo Carrag quasi, perché non c'hai niente intorno, non c'hai città, c'hai però i borghi belli, posti bellissimi, spazi quanti te ne pare, fanno delle cose. E poi lì allora vedi, per esempio, un grande diciamo interesse potrebbe essere per il puro sangue arabi che cercano di infilarsi, perché su tracciati più rettilinei, allora lì forse il cavallo arabo, che è più resistente, potrebbe, il mondo degli sceicchi che cerca di infilare, visto anche all'Arco di Trionfo ce l'hanno infilata una corsa di puro sangue arabo. Forse è un richiamo, perché potrebbe essere cavalli, sarebbe un ippodromo duro con questo sistema. Verrebbero gli stranieri, sicuramente sì, in Toscana, dai. Poi vogliamo proporre al Ministero, che ci diranno? Poi c'è Bagnaia. Vogliono chiudere tutto, noi vogliamo aprire. E poi c'è l'equitazione. Certo. Poi c'è il polo a Villa Sesta. Poi c'è Bagnaia, c'è di tutto qui. Rizzi? La cosa particolare è che noi andiamo a qualsiasi evento di provincia, di corsa in provincia, ci sono migliaia di persone. Negli ippodromi non ci sono. Evidentemente non è il cavallo che non tira, è il tipo di spettacolo che va presentato in un certo modo. Io devo dire che il gruppo dirigente che è in carica al Ministero in questo momento si sta dando molto da fare, e sono tutte persone nuove, il che non guasta. Stanno incontrando qualche resistenza, devo dire, si scontrano ovviamente con un mondo che è lì da tanti anni, da tanti decenni, e che quindi ha delle sue logiche, dei suoi modi di fare, però è gente che ha un grosso entusiasmo, si stanno spendendo personalmente e hanno delle iniziative da portare avanti, non ultima questa della classificazione degli ippodromi, che insomma, da quello che se ne sente dire, ha dei criteri piuttosto innovativi, che sono quelli, fra l'altro, che poi sotto sotto sono quelli richiesti dalle categorie, perché nella consulta in cui sono rappresentate le categorie di professionisti che operano nell'ippica sono emerse delle richieste ben precise, cioè, tipo? Per esempio che i soldi che sono a disposizione, che in realtà non sono pochi, però devono essere spesi in maniera che abbiano una ricaduta sul territorio, cioè sugli impianti, sull'allevamento, sulla preparazione dei cavalli. Quindi non è tanto la quantità, ma quanto il modo in cui vengono spesi. E questa, ripeto, è una precisa richiesta che viene dalle categorie. Ora poi, quando sarà pronta questa bozza, verrà presentata al pubblico e la consulta, quindi magari ne sapremo qualcosa in più. I tempi quali saranno, più o meno? Io penso a questo punto dopo l'estate, non prima. C'è una commissione che sta lavorando e... No, dovevano uscire a giugno, no? Tutti i parametri nuovi. Sì, però so che ancora sono in corso le riunioni. Però ci sono appuntamenti importanti, perché all'ippodromo in Sicilia ci sarà un evento, sì. G7. Allora, a fine... Quindi di nuovo i cavalli. A fine settembre, il 28 e il 29, a Siracusa ci sarà il G7 dei ministri dell'agricoltura, ed è prevista tanto lo svolgimento delle loro operazioni presso l'ippodromo del Mediterraneo, che ha un albergo annesso con delle sale per fare questa attività.
Poi è prevista l'organizzazione di una giornata di corse ad hoc, corse miste, trotto e galoppo, e questo evento verrà presentato in una conferenza stampa che si svolgerà domani, ovviamente a Siracusa, alle 6 del pomeriggio. In quasi contemporanea ci sarà a Montecatini, a Modena, scusate, un altro evento di questo, della tappa, una tappa del Palio delle Regioni, a cui è annesso anche una conferenza a cui saranno presenti le personalità del nostro ministero, che ripeto, che si fanno vedere sul territorio e girano. Speriamo che vengano anche per il Palio, so che dovrebbero essere la lista degli ospiti. Dobbiamo chiudere, Paolo? Si tratterebbe di far rinascere il Palio alla lunga, anziché per le strade di Siena, in un impianto ad hoc. E credo che l'Unione dei Comuni della Val di Merse dovrebbe essere il primo promotore di un'idea, perché poi la difficoltà non sarebbe nemmeno trovare i soldi, il problema è trovare i permessi. Questo me l'ha detto un consulente di Giuseppe Botti, che ho portato a vedere se l'idea era realizzabile. E il problema su qui, il problema è quello. Qui c'è molta materia utile e probabilmente si salverebbe il Palio. Il Palio deve tornare a essere quella la fonda, che era una giostra, non una corsa. Voler fare una corsa in una piazza trecentesca è veramente fuori da ogni logica. Devono andare più piano. Allora, io ringrazio tutti gli ospiti. Allora, Nando, ci vediamo domani con la Daniela De Manti della DS. Magari agosto, se ci sono delle novità, se avete qualche risultato in più. Basinato, se c'è qualche risultato, a meno che non ci siano impegni più. Rizzi, vediamo se ci sono novità importanti del Ministero. Speriamo. Da comunicare, vediamo un po' quali saranno, vediamo un po'. Allora, abbiamo detto, sono 35 i cavalli ammessi alla tratta di domani, 35, quindi riempiamo con il numero massimo il cortile del Podestà, che più di 35 cavalli non può contenere, per cui sarà molto interessante domani mattina 6.30, 7.30, arrivo previsto dei cavalli e segnatura, dopodiché le batterie e andremo a seguirle, poi da lì al termine delle batterie saremo in diretta, proprio a quel punto faremo un'analisi più precisa su tutti i cavalli e cominceremo ad entrare nel vivo del Palio. Grazie a tutti gli ospiti, grazie a voi, buongiorno Palio, torna domani al termine delle batterie, ciao. Grazie mille, buongiorno a tutti. Grazie. Questo programma è realizzato in collaborazione con Pianigiani Rottami, Autofficina Simoncini, Siena Bureau, Cancelli, Office e Concept Store, Vivaio Cerretani, Marzocchi Elettronica, Nuova Autocarrozzeria Bandinelli, Ottica Nova, Calcio Più, il settimanale sportivo della Toscana, The Lab, Work in Progress, Ristorante Casa Tua, ETS Tech.